lottata, lottata per le pesche a purpadia, ne vanno a fianco a me cantava, e appassionatamente ma la sava, e mo sava sanata, o maros maladica si perché. Quando essa apparteneva solo a me, a tutte e due ci aveva solo pensato, a tutte e due. Porto l'ambressa, o con argenta mamma da catena, callo voleva appena la battuta, quando la salvo prima sono spartuta, e ora senza ressa, o maros maladica si fa che. Quando essa apparteneva solo a me, a tutte e due ci aveva soppesa, a tutte e due. Compagna marinara, per chi c'è nato in terra stamarina, per chi capisce l'onna quando canta, si sa lontana l'anima, si schianta. Compagna bello mare, o mare non l'aggia smaladì, e a femmina che infame fa soffrire, e il tradimento suo ci fa scordare, sul candelabro. Innamorati solani e stranieri, quando vasa si danno arruffate, che il suo mare si scoglie affatate, quando coppie che ha visto abbracciate, innamorate che si hanno giurate, ma una volta ci avemmo lasciato. Sapesse sta lontana un minuto, tu come fai a sonno, chi c'è bene qua, fa sempre l'ora sta, fuori a bella si provia l'inganno, sta in pietra siccome un amante, solo caia felice ma sente, nato posto così non c'è sta, dove ti tengo nato in tuo cuore, una guaglione più bella tu sole, coppa preti ma porto ogni sera, se la cerca non va a matare.
me vuole sta. Ci vuole sta. E mezzo mare, con frumano pericolo è vicino. Dice a noi mamma bella, taro sciocquaglie anella, ma non salva niente fammi ritornare. Mare tu fa ricordare Marana, Marana, sommarinare. Abnegazione, con tanta passione fa queste cose, e quindi è una persona, una socia molto importante nella nostra associazione, perché ci fa piacere appunto avere un artista tra noi. E sono contenta che in seguito faremo sempre delle belle cose. Un saluto ai nostri amici telespettatori di History for You TV. Ci troviamo in un posto mitico dell'isola d'Ischia. Siamo proprio seduti davanti al mitico, storico e famosissimo Bar Maria Internazionale. Accanto a me c'è la presidentessa dei Vicoli Saraceni, dell'associazione che ormai da tanti anni svolge un ruolo importante nel centro storico di Forio, la segretaria Grazia Belgiovine e tutti gli artisti che hanno partecipato a questa estemporanea che ha un bellissimo oggetto, Forio in fiore. Sono anni che praticamente organizzate queste manifestazioni in primavera inoltrate, anche se quest'anno di primavera se ne vede ben poco, però almeno c'è lo spirito. Ecco, Anna, precisaci le sensazioni che abbiamo avuto quest'anno con queste belle iniziative tutte promosse dalla nostra artista Angela Impagliazzo. Va bene, prima di parlare dell'artista Angela Impagliazzo, appunto vorrei parlare anche della nostra manifestazione Forio in Fiore, che è una festa di primavera che la nostra associazione ogni anno cerca di svolgere. È sempre indirizzata a quello che è la rivalutazione del nostro territorio, e principalmente in questa occasione noi vogliamo festeggiare la flora spontanea del nostro territorio, e anche nel dialetto foriano.
ed è questa una cosa a cui io ci tengo molto, anche perché questa è la terminologia delle piante spontanee nel dialetto foriano, si va perdendo, e quindi ai nostri ragazzi, a quelli che verranno, il messaggio è quello di appunto avere rispetto, più che diciamo un lavoro di informazione, è un lavoro di dedizione e un lavoro di osservazione, perché posso dire in questa realtà abbastanza disumana non ci si sofferma più ad ammirare la vegetazione, quello che ci circonda, e veramente ringraziare Dio che ogni anno i nostri prati e tutto diciamo il nostro territorio è abbellito da questi fiori spontanei, e in questa occasione una nostra socia Angela Imbagliazzo ha accolto benissimo questo nostro intento, e quindi ha promosso questa estemporanea in cui diciamo il leitmotiv è proprio quello dei fiori e della bellezza della flora spontanea insieme, ecco, all'arte che accomuna gli artisti che hanno partecipato. Il tuo braccio destro è da sempre Grazia Belgiovene, che svolge un ruolo importante sia da supporto personale che da persona sempre impegnata nella società. Grazia, questa bella manifestazione, questa seconda manifestazione estemporanea, praticamente segue un'altra che ha avuto un buon successo, quello lì in Gamba, che è stato tenuto a Pasqua. In effetti, cosa ti sembra di questo percorso che noi praticamente stiamo riprendendo dal passato? Sono ottime iniziative, e in effetti l'idea è stata quella di appunto della nostra socia Angela, la quale diciamo sta arricchendo la nostra associazione con questo suo intervento. La sua prima edizione diciamo è stata quella appunto a Pasqua, come dicevi tu prima, e ha avuto un ottimo successo, per cui abbiamo pensato di, col suo grandissimo aiuto, di riproporlo durante questa nostra manifestazione di Forio in Fiore. Oramai siamo già alla quinta edizione di Forio in Fiore. E quindi voglio dire, dipingere i fiori o qualcosa attinente appunto al nostro tema era proprio, diciamo, mancava. Posso definirlo come il fiore all'occhiello, ecco, proprio per rimanere in tema. Quindi ufficialmente ringrazio Angela per la sua fattiva collaborazione, perché effettivamente comunque ha seguito lei tutto dalla A alla Z. Noi, da incompetenti in materia, quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. Grazie. In effetti Angela è stata eletta fiore dell'associazione. Angela, tu questa volta hai partecipato a questa estemporanea. Se ci vuoi mostrare la tua bella opera. L'altra volta noi abbiamo intervistato Fermina, Pierpaolo, Maria, abbiamo una new entry con Francesco Terracciano. Ecco, vedo Imma, la ragazza che non vuole essere inquadrata, ecco, vedo che ti seguono, da 7 siamo passati a 10, se non vado errato, e diventeranno sempre più numerosi. Le tue sensazioni proprio odierne, visto che sei il fiore all'occhiello e non solo? Allora, le sensazioni, io poi tu già sai quando devo parlare, sono molto contenta. Prima di tutto ringrazio l'associazione che mi ha dato l'opportunità di fare quello che più mi piace fare, quindi stare con gli artisti, organizzare insieme a loro, creare piccoli eventi, però comunque gradevoli, comunque che ci fanno stare insieme nell'arte.
E poi sono contenta che mi seguono, spero, sicuramente, io spero sempre in meglio, tu lo sai, sono un ottimista, sicuramente le altre che ci saranno, verranno tanti altri artisti, oppure ne scopriremo di nuovi, perché ce ne sono tanti bravi, poco conosciuti o per niente conosciuti. E questo sicuramente ti fa onore, perché è un compito sicuramente bello, delicato, però che dà certamente soddisfazione. Lo stare qui vicino, di nuovo vicino al Bar Maria, potrebbe essere un buon viatico, un buon augurio per il futuro. Grazie a tutti e arrivederci.